Buongiorno a tutti e benvenuti a casa Pepito. Dato che siamo tutti chiusi dentro, io peggio degli altri, dato che il governo, come tutti sapete, ci ha invitato a chiedere tra l'adesso di due settimane di regali in casa, e io non ci sto pur da solo, perché vivo da solo, ho deciso di fare un piccolo tutorial. Dato che tutti ormai saprete, cari colleghi, e spesso anche tantissimi ospiti nostri, il prossimo spettacolo dei bambini è Il Re Leone. Naturalmente la nostra splendida sede ha già provveduto a ordinare i costumi e le maschere, però penso che facendo solo le maschere del Re Leone è più figo. Uno dice: questo l'ho fatta io, l'ho personalizzata in base alla mia capoccia, perché ognuno ha una capoccia diversa, e dato che, come forse già qualcuno ha visto sulla mia pagina, questi belli ne ho fatto qualcuno per Fuerteventura, in attesa che arrivi l'estate per lo spettacolo nuovo, sapete che dico? Vi faccio vedere come si fanno. L'occorrente, cominciamo con l'occorrente, allora. Con un lungo da mezzo centimetro di spessore. Questa, come potete vedere, non è un foglio nuovo, è riciclato. L'ho preso da un coprirete vecchio che dovevo buttare, dato che quando sono arrivato a casa bisogna fare le pulizie per una primavera, dato che c'era un caso chiuso da 4 mesi. Spessore mezzo centimetro. Se poi non avete una rete da asportare e di operare un po' più, ma Sant'Amazon, ci sta. Operare un po' più, questo fatto solo vado a dormire a casa. Poi, cazzo modelli. Voi direte, questo l'hai fatto tu, come lo facciamo noi, non siamo capaci, non abbiamo tempo, il tempo ce l'avete. Come fate? Vi metto in descrizione il link per scaricare il cartamodello di tutti i pezzi. Allora, cominciamo. Questo qua, come potete vedere, sul cartamodello ho in due pezzi, su due foto, due pagine a quattro da stampare. C'è la linea in mezzo e il punto di giunzione, se non lo capite da soli, ve lo dico io. Di questi qua ne servono 4 pezzi, quindi sono 4 fogli da stampare. Anzi 8 fogli, perché ognuno di questi sono 2. Sono 4 pezzi, sono 8 fogli da stampare. Poi, degli altri pezzi che vedrete, servono 2 pezzi. Di questi ne servono 2. 1 e 2. Questo sul cartamodello è a metà. Quindi dovete stamparlo doppio e unirlo con lo scotch, come ho fatto io. Questo sul cartamodello sempre ne uno, ne dovete stampare due. Di questo qua invece non ve ne passa uno, quindi spammate una stampa sempre a quattro. Allora, adesso vi faccio vedere una piccola immagine di come l'ho disposto sul umoriuma i vari pezzi. Poi, in base ai pezzi che c'è in umoriuma, cercate di risparmiare tempo più stretto, anche perché i personaggi dei leoni sono tanti. Naturalmente questa è la maschera base, poi la personalizzata in base al personaggio, tipo questa qua sulle guance. Io per far scarlo l'ho fatto poi così e così, così veniva un po' appuntito, un po' più punk, a bestia. Questo qua uguale, le ho fatto tutte, per i maschi le ho fatte tutte uguali. Per Scar l'ho un po' smarrito al centro, per le donne l'ho fatto un po' più sexy, con i pigni un po' più tondeggianti. Se è fatta male è perché io, come sapete, con le donne non c'è molto feeling. Quindi adesso vi faccio delle immagini dall'alto, scattate con il mio telefono. Poi, naturalmente, con un pennello e un taglierino serve e un po' di colla, per noi in Italia chiamiamo, cazzo chiamiamo, bossing, ricordo il bossing, un po' di colla bossing, quindi
un centimetro servono quelli un po' più massicci. Poi nero, già abbiamo detto, gomma piuma e con la bossica. Poi la vernice, quello in base a quello che c'è la casa e come lo volete fare, lo volete fare più cartonato, più come qualcuno ha definito le maschere troppo africane o altro. È un po' di questa fantasia. Tanto tempo ci avete per poter pure dividere 50 volte. Ci abbiamo più tempo. Io so che è arrivato almeno altri 10 giorni. Quindi la voglia la maschera. Allora, sto procedendo a fare il segno, non so se si vede perché c'è il nero qua molto fine, quindi a questa distanza, poi dopo mi metto a quello. Se poi siete negati a dipingere, che io so dipingere, vada a curvata come ho fatto io. Faccio la maschera bianca, quando arrivo uscirò, ti regalo, dipingi. Semplice. E faccio disegnare se qualcosa. Taglio di tutti i pezzi, lo faccio giù in giardino, sulla tavola del giardino, che è tutta rovinata, perché altrimenti rovina la tavola della cucina. Non lo fate, che altrimenti mamma, papà, sorelle, fidanzate mi scuoiono io. Ok, devo del mio giardino, come ho detto, taglio qua perché non faccio voglio di rovinare la tavola della stanza da pranzo. Mi serve il taglierino. Naturalmente fate attenzione quando tagliate, non lo fate ai bambini, se no si fanno male. Eppure parecchi animatori di corso. Il trucco sta nel punto in cui iniziate a tagliare, mettete le due dita, così a spugno non si muove più di tanto, e riuscite a dare il disegno.
questo è il primo pezzo, come ho detto prima, di questa ne servono quattro, che ho già disegnato tutte e quattro. Non si butta niente. Eh? Le maschere del Re Leone. Le che? T'ho parlato con mia cognata dopo. Ah, scusa. Le? Le maschere per lo spettacolo del Re Leone. Ah, per lo spettacolo. Sono tre. Poi io questa tecnica per fare la maschera l'ho mutuata, diciamo, da quello che usano per fare le varie armature per fare il cosplay. Però di solito loro usano il foam, che costa una cazzata di soldi. Io solito lo spendo proprio, non so come voglia, soprattutto in questo periodo. Però se non c'è una piuma, potete usare i tappetini vecchi, rovinati, che ci sono sempre in tutti i nostri villaggi, in tutti i villaggi di questo mondo, non li buttate, quando si rovinano, tenete da parte e fate questo. Li girate. Siate green. Economia circolare si chiama. Io ho riciclato la gomma piuma del coprirete, voi riciclate i tappetini.
quarto e ultimo pezzo di questi qua, che servono per fare il cappuccetto, e ultimo pezzo di come abbiamo delle maschere. Ora, questa maschera è senza criniera, proprio se volete fare la criniera prendete tutti questi bei triangolini e ne fate altri e ci incollate sopra il patacchiniero, oppure se avete vecchie parrucche ci incollate le vecchie parrucche, che anche quelle ci sono nei villaggi. Ok ragazzi, spero che mi sentite. Ci siamo trasferiti nel mio piccolo studietto in casa, che fuori fa freddo, e cominciamo a montare, a creare la nostra maschera di gelo. Come ho detto prima, quando ho sbagliato a mettere i cosi c'era un pezzo rotto, non me lo so accorto, ma lo incolliamo. Usiamo sempre il Bostik perché si incolla subito, diventa tutto solido, poi lo buttiamo sempre. Come vedete, questo è praticamente il nasone e le sopracciglia, le ciglia. Allora, per dargli un minimo di senso e aiutarlo a piegarsi bene, noi facciamo dei piccoli tagli lungo così. Non dovete tagliarlo completamente. Deve essere solo semplicemente delle guide per la gomma per aiutarla a piegarsi in modo corretto. Poi, dato che qua lo voglio fare un po' più arricciato, faccio un piccolo taglietto così a V, così tende a incurvarsi qua e a guidarlo un po' quando. Quando vado a fare la curva viene meglio. Allora, prendiamo il Bostik, questo lato qua lo lasciamo incollare e cominciamo da quest'altra parte. Detto, questa qua è la parte laterale, quindi dobbiamo metterla così. Questo boss che ho preso a cagare. Mentre asciugano questi qua, prendiamo questo. Col taglierino facciamo dei piccoli tagli a V.
A che siamo si taglia poi? Facciamo almeno se uno al centro e due sui due a metà fra i due lati. In modo che venga così. Allora, dicevo, facciamo tre tagli a V, che così quando andiamo a incollarli così, vedete, la gomma piuma farà una bella curva e darà una forma circolare alla maschera. Intanto mettiamo anche un po' di colore qua. Questo, mentre questo qua si asciuga, continuiamo a incollare questi qua che vanno così. Che poi mettiamolo così, comincia ad arrivare la gomma. Facciamo asciugare un pochettino, mentre si asciuga il volto prendiamo questa qua e facciamo così. Vedete? Colliamo questi. Tagliamo un po' così, almeno se si incolla, almeno un minimo, la colla che ho fa proprio schifo. Come potete vedere, incollando i vari lembi, la struttura si curva. Andiamo così, sta colla proprio per schifo, però non c'avevo quello, l'ho trovato, quello ho preso. Poi dice perché il Bossi costa più degli altri. Come diceva la mia povera mamma, o risparmio in mano guadagna. Poi prendiamo il Bossic, lo mettiamo sulla parte che va incollata sull'arcata delle ciglia, questa colla fa un po' schifo, come ho detto già 500 volte penso, la faccio prima asciugare un pochettino così almeno piglia su un lato, poi come vedete ora ho preso già un po' e qua posso metterlo così. Allora, come potete vedere, io faccio così,
c'è qualcosa. Però in questi casi io ho fatto anche questi altri pezzettini che mi vedi, ma che cavolo servono, ma lo faccio vedere. Se io piglio, metto questi così, il collo qua sopra, così almeno ho la forma del cranio, la faccia bella ficcata. Ok ragazzi, scusate, ma c'era la scheda SD piena e non me ne ero accorto. Allora, sono arrivato a questo punto, ho incollato questi due qua, su questo qua ho incollato quest'altro pezzo qua, qua dentro per aiutare a tenere la forma ci ho messo questo piccolo pezzo di, questo piccolo pezzettino di cartone, così almeno è più natone. Poi incolliamo questi qua su così e questo qua così e poi ci mettiamo quest'ultimo pezzo sopra così. Colla. Come vedete, è praticamente completa. Facciamo asciugare un attimino questa qua, facciamo un attimo asciugare così la colla viene bene prima di attaccarci l'ultimo pezzo, che è questo qua. Mettiamo da parte e voi mi direte: ma se la maschera è completa, sti quattro scelle di queste cose che sembrano delle ali di gabbiano, di aquila, di mercurio, ma che cavolo servono? E mo ve lo spiego. Questi quattro qua, se voi li unite
Ecco, lo stesso discorso che ho fatto prima per il pezzo di sopra, in cui ho fatto i tagli triangolari, questi tagli qua, se uno va a tagliarli, va a incollarli così, e incollando tutti e quattro i pezzi insieme, viene fuori un bel cappuccio che copre quasi tutta la testa. E poi quella là ho incollato da sopra. In questo modo non ci sta da sbattersi con laccetti, mollettine e cose varie. Quindi questo qua praticamente entra nella capoccia mia, quindi figuriamoci se entra in quella di una persona normale, o di una ragazza, o che altro cosa. Quindi cominciamo, ecco là uno di questi. Come potete vedere, anzi spero che potete vedere, cominciamo da questi qua. Cominciamo a fare così. Provate che ci voglio stare 3 ore con le mani in mano. Prendo il pezzo di scotch e man mano che metto dentro, così si tiene con lo scotch e non lo devo tenerlo io. Poi lo scotch, se ci toglie bene, se no rimane la parte interna. Naturalmente mettete la parte interna. Come vedete è venuto bello curvo. 4 di questi fanno tutta la capoccia.
Passiamo al secondo pezzo. Raga, due consigli. Comprate il Bossi come l'originale. E comprate il barattolino così qua, la spatolina, potete spargerlo bene su tutta la superficie. Se vi chiedete perché non ho comprato il Bossi originale, perché io sono in auto con la Pantera per 15 giorni e ho mandato mio fratello. E lui con ferramenta aperta c'avevo solo questo. E non penso che questi video facciano molto di fornimento di materiale, quello che c'hanno quello vendono. Non è che se gli dicevo voglio il Bossi originale, beh, te lo porto fra due giorni, no, se ne parlo dopo la quarantena, ma la quarantena di tutta l'Italia però. Poi guardando i vari tutorial in giro per i cosplay, da dove poi da cavolo si fanno queste cose qua, questi trucchetti, consiglio anche un'altra colla che non è il Bossi, che si chiama Artiglio. Io personalmente non baista, magari voi siete dal nord, la trovate. Naturalmente se uno c'ha quella calda può usare anche quella, però sinceramente a quella calda c'è uno svantaggio, che quando solidifica diventa dura,
che fin quando fai la maschera la parte superiore man mano potrebbe pure andare bene. Se tu fai il cappuccetto come questo qua, l'elmetto, conviene farlo morbido perché così è meno adatto a tutte le taglie. A sapere come tutta la colla da quel tenitore, raga. Mezza stativa e piavo meglio di questa che è nuova. Vedete, pinzettando così con le mani, lo so, le mani piene di colla, ma il posto che va via subito, ragazzi, le mani. Però, vedete, un po' alla volta. Credo che manderò
il curriculum al Disney, voglio si assumono come costumista per il prossimo live action. Sto diventando bravo, là. Che dite? Sì, poi ho fatto progressi dalla carta pesta alla gomma più avanti. Anche se il primo amore non si scorda mai, cerca la carta pesta. Quello che ho fatto l'anno scorso al Neos, in carta pesta, erano sono proprio fighe. Vedete? Questo è mezzo. È mezzo cappuccetto. Poi l'altra metà va sopra e poi si fa il taglio in base al faccione che uno ha. Intanto, dopo che questa si è asciugata, penso che possiamo pure incollarcela sopra. Thank you.
come vedete i pezzi degli occhi sono un po' più lunghi, l'ho fatto perché così posso fare così e così, e così c'ho un supporto su cui appoggiare tutto. Io per parlare ragazzi. Facciamo asciugare questo e finiamo il cappuccio. Poi raga, io adesso lo sto facendo con la piuma perché mi ritrova come piuma in casa, però questi stessi altamodelli io li avevo sviluppati l'anno scorso per fare le maschere in cartapesta. Al posto della gomma piuma potete tranquillamente usare anche il cartone. Sarà più rigida, sì, perché non... però c'è il però un pezzo di cartone lo troviamo in tutte le case. E soprattutto col cartone non impazzito come faccio io con la col Bosic. Scotch e vai. Poi se fate scotch da pacchi o scotch carta, quello che volete. Impiegate pure meno tempo.
Il contro è che poi la carta pesta se lo fate con. Io di solito faccio acqua e un terzo. Due terzi d'acqua e un terzo di vinavil. O con la vinilica, o con la bianca per legno, chiamato come pare. Potete usare sia i giornali che qualunque altro, anche le riviste vecchie. Ultimamente mi trovo bene con i cartopanna, quelli belli ignoranti, quelli grossi che noi usiamo in cucina le nostre mamme. È l'ultimo pezzo da fare e poi di incollare i vari pezzi. Quasi finito, ma ricordiamo questi altri due pezzi così, fa di loro. E poi il grosso è fatto.
secondo me è bello questo. Ok, allora non ci manca che farla asciugare bene, perché è una cola di merda. Allora ragazzi, passata la notte, ho fatto asciugare ben bene tutto il bossic così. Come vedete questo è il cappuccio per intero. Questa qua invece è la maschera. Ora, ieri notte ho fatto solo quest'altra modifica, ho messo un pezzo di gomma bianca qua, così lo tiene un po' più chiusa e c'è l'aspetto un po' più felino, più, meno maschera da africano, come dice qualcuno. Ora, riprendiamo il cappuccetto. Ora, questo qua, come potete vedere, è intero. Quindi, per fare il cappuccio, guardando un po' il lato, quello che è incollato un po' meno bene, in questo caso questo qua, e seguendo la linea di questo due qua, così, non so se siete bene il disegno. Poi prendete il taglierino o quelli che avete in casa, forbice, quello che vi pare, e tagliate questo pezzo qua, così avete il cappuccio intero. E poi sul cappuccio andate a incollare la maschera, così, centrandola e incollandola diritto. Ora, per la maschera potete fare o così, oppure metterlo direttamente così in verticale, come ho fatto l'estate scorsa, e come nel musical originale del Re Leone. Però qualcuno dice che è troppo africano, però. Oppure che si possa spaventare i bambini, secondo me non si spaventa, perché comunque i bambini erano strafelici, però anche così, con l'altro così. Però in questo caso dovete mettere un supporto dietro. Per fare il supporto potete usare il pezzo di gomma piuma che vi avanza dal davanti. Quindi tagliamo un attimo questa. Prendo lo scatolino, ce lo metto dentro. Prendo il taglierino.
faccio vedere come mi sta a me. Ok, così. Come vedete è anche un po' largo, però naturalmente ci sono un piccolo elastico qua sotto o dello strappo, dello scratch, così viene così. E anche ballando non va via, anche così è un po' larga, però se uno c'è la testa un po' più piccola della mia, questo pezzo qua e questo qua praticamente vanno a coincidere, quindi basta incollare un po' di strappo di qua, di maschio e femmina da una parte e femmina dall'altra, e tac, e anche a ballare, a fare i salti mortali non salta via. Mettiamo questo per tenerci sopra il cappuccetto. Mettiamo la maschera. Ora, io sarei dell'idea di farla metterla così. Non so se si vede. Guardate proprio così. Di farla così e usare questo pezzo qua che è avanzato, che non so perché mi è avanzato tutto storto, non è molto dritto, so perché questo pezzo qua di più, vabbè, metto così, incollarlo così. Bossic, allora mettiamo il Bossic sopra questa linea qua, che già abbiamo bella pezzata, e sotto il musone, così abbiamo due punti d'attacco. Allora, al centro è questo qua. Un po' di scotch. Così, e così, dietro, e così. Portare la colcia oppure lo scotch di mezzo. Oh.
Allora, facciamo asciugare prima un po', poi andiamo avanti. Quindi dovrebbe venire così. Ci avete lo scotch al centro, l'ho messo per tenere un po' fermo. Poi adesso facciamo incollare un po', asciugare un po' la colla e poi andiamo avanti. E con questo pezzo qua lo incolliamo dietro, così abbiamo anche un supporto dietro alla testa. Poi manca soltanto il pincio e una parrucca sopra. Allora ragazzi, come ho detto, ho messo il pezzo che avanzava dietro e l'ho incollato. Adesso ci ho messo un po' di scotch per tenerlo fermo in tempo che si asciuga, perché la gomma prima da mezzo centimetro è un po', non è molto rigida, quindi si affroscia facilmente. In questo modo, cioè il tempo che si incolla, come potete vedere, bloccato anche il cappuccetto sotto, così non si affroscia pure quello, che non c'è una capoccia dentro. Ora magari qua metterò un altro po' di colla giusto qua sotto qua ai dorati, così la maschera sarà praticamente completa. L'unica cosa che manca è poi verniciarla e metterci o la parrucca, se ce l'abbiamo, oppure fare la criniera con la gomma piuma con tanti triangoli tipo Goku, per intenderci. Però secondo me la parrucca è più figa. Oppure, come ho fatto l'anno scorso, ispirandosi ai modelli del Re Leone originale, metto tante ciocche tutto intorno a formare una specie di criniera. Con questo è tutto e vi saluto. Allora, adesso ci avete tutto il necessario per poter fare le maschere. Se siete un ospite, magari fatelo a casa, quando andate nei nostri villaggi ve la portate, così avete la vostra maschera per fare lo spettacolo, se avete i bambini. Se siete grandi, fate lo stesso, così fate sempre io lo spettacolo. Tanto, prendiamo tutti. Allora, io vi saluto, non l'ho mai chiesto nei miei video, la stavolta, tanto che è una cosa utile per tutti, e ci può passare tanto tempo, perché ci ho messo 2 giorni a farla, perché ho dovuto aspettare che la colla da merda, lo so, l'ho detto 500 volte, ho usato la colla di merda, si collasse. Se c'è la colla buona, mezza giornata la fate. Anche perché io poi dovevo pensare a fare il video, a fare altre cose. C'è anche Pierpaolo che non beve le scale tutto il tempo, la canzone. Se voi sapete che cos'è, andate sulla pagina di Pierpaolo. E ciao, alla prossima.